riferiscono al primo tempo, nei primi minuti. C'è una punizione di Dettari, neutralizzata da Tacconi. Immagini battenti. Ancora Lanconi in avanti. Zárate, una delle poche occasioni in cui si è visto il tiro deviato in calcio d'angolo da Tacconi. Ma trascorrono appena 15 minuti e Signorini infila una difesa ferma, inserimento di Signorini ed è l'1-0. Un minuto dopo Agostini, il tiro, una deviazione di Torrente che spiazza Tacconi ed è l'1-1. C'è una deviazione anche su questo tiro dalla distanza, Manista questa volta è bravissimo, ma è la prova generale per l'autogol ormai consueto dell'Ancona, questa volta lo firma Sogliano. E siamo sul 2-1. Insiste Ancona, qui si salva, insiste il Genoa, qui si salva Nista che però trattiene troppo la palla. Calcio di punizione, due in aria, non si può sbagliare da quella posizione e Scuravi segna il 3-1. Sembra finita per l'Ancona, ma non passano neanche tre minuti che ci pensa Dettari. C'è un colpo di testa, la palla sulla traversa, Dettari a un passo, il suo quinto gol in 5 partite ed è il 3-2. Insiste l'Ancona, rovesciata di Agostini, c'è un fallo di mani abbastanza evidente, forse involontario, ma il braccio era alto. Il Genoa ha l'opportunità di segnare e salva sulla linea Dettari. Ancora il Genoa in avanti, la botta è di Padovano, la traversa, salva questa volta Nista. Siamo ancora sul 3-2 nella ripresa, Zárate protagonista di questo slalom, si presenta solo davanti a Tacconi, ma la conclusione di sinistro è debole e telefonata. Comincia lo show della ripresa, una serie di colpi di scena. L'arbitro ammonisce il numero 2 del Genoa, Torrente, e lo espelle per doppia ammonizione per aver perso tempo. Dettari, Agostini, palla sopra la traversa, insiste l'Ancona. Il Genoa prova a venire avanti, Scuravi viene trattenuto da Ruggeri, calcio di rigore per l'arbitro, Ermini protesta e viene espulso anche lui. Dunque siamo al rigore che potrebbe chiudere la partita, lo stesso Scuravi, rete 4-2, Nista intuisce ma non ci arriva. Sembra ancora una volta partita finita, Dettari coglie l'incrocio dei pali due minuti dopo. L'Ancona insiste generosamente in avanti negli ultimi 10 minuti. Prova ancora questa deviazione, il colpo di testa di Caccia, ancora la deviazione in calcio d'angolo di Tacconi e su questo angolo Centofanti subentrato forse troppo tardi a Zárate per Sogliano ed è la rete del 4-3 e qui il gol capolavoro. Sforbiciata di Centofanti, sforbiciata di Agostini, grande gol, lo rivediamo, merita il gesto atletico di Centofanti, stupendo, vedete la perfetta coordinazione, la girata, la traversa, Agostini segue con attenzione e fa onore alla sua fama del condor dell'area e rimette dentro un gol di questo rocambolesco 4-4. A 4 minuti dalla fine il Genoa ha l'opportunità anche per segnare il 5-4, ma la conclusione del numero 4 Ruotolo.